Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli. Welcome address by Admiral Luigi Binelli Mantelli, the Italian Chief of Defense. Mot de bienvenue du chef d'état-major des armées, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli. Buongiorno a tutti, vi prego di mettervi comodi perché non sarò brevissimo. Porgo con vero piacere ed è un onore per me salutare a nome delle Forze Armate e mio personale le autorità e qualificati rappresentanti dei moltissimi paesi alleati ed amici che hanno aderito a questo annuale appuntamento. Un appuntamento che assume ancora maggior significato e importanza nei momenti e nei periodi di cambiamento come quello che stiamo vivendo in questi anni. Il lungo periodo di bipolarismo vissuto nel confronto tra due sistemi sociali e politici dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino aveva in qualche modo sclerotizzato l'analisi strategica, le nostre riflessioni sul passato e sul nostro futuro, le nostre stesse coscienze. Oggi l'incertezza e l'imprevedibilità degli scenari geostrategici ci impongono analisi molto più sofisticate e dunque la riflessione storica ci può aiutare a leggere il presente con maggior consapevolezza, a non ripetere gli errori del passato, piuttosto a sostenerli i valori, le idee vincenti, le iniziative positive per costruire un nuovo futuro. Il valore della storia, quale elemento di congiunzione tra passato, presente e futuro, è stato ben sintetizzato da Winston Churchill, che ha detto: più si riesce a guardare indietro, più avanti si riuscirà a vedere. Il sogno europeo è nato proprio grazie alla visione di grandi statisti come Adenauer, De Gasperi, Schumann, che all'indomani del secondo conflitto mondiale seppero interpretare il passato e guardare al futuro con coraggio e lungimiranza, avviando la costruzione di un'identità europea proprio dalle ceneri e delle sue laceranti e dolorose divisioni. Ringrazio quindi il Ministro della Difesa, l'onorevole Mario Mauro, che da queste riflessioni ha certamente tratto le motivazioni per la sua presenza qui oggi, oltre a confermare la sua costante ed accorata attenzione verso le nostre realtà militari. Con lui ringrazio i capi di Stato Maggiore di Forza Armata che hanno colto l'importanza di questo evento. Ma una particolare gratitudine va alle istituzioni regionali e locali rappresentate ai massimi livelli, dal signor Sindaco Fassino al Presidente Saitta, per il loro fattivo contributo alla realizzazione della manifestazione. Una scelta non casuale, perché Torino è stata al centro delle più importanti vicende storiche italiane ed europee. Capitale del Ducato di Savoia dal 1563, del Regno di Sardegna nel 1720, ha assunto poi un ruolo trainante nel processo di unificazione nazionale fino a divenire la prima capitale d'Italia. Una scelta non casuale è anche questa sala del Centro Congressi intitolata Camillo Benso di Cavour, in relazione al tema di quest'anno, perché il grande statista piemontese ha saputo cogliere con lungimirante e moderna visione il valore aggiunto della partecipazione alle operazioni militari multinazionali quale strumento di politica estera. Lo sforzo notevolissimo in termini finanziari fatto dal Piemonte nel 1854-55 per una robusta presenza militare, circa 18.000 uomini e donne, al fianco delle grandi potenze della guerra in Crimea, ha infatti consentito al piccolo Stato sabaudo di sedere al tavolo dei grandi e di creare le condizioni politiche favorevoli alla successiva impresa di Garibaldi e all'unificazione. Un significativo ritorno sull'investimento fatto, una lezione che non dovremmo mai dimenticare. In chiave meno moderna, le operazioni interforze multinazionali trovano un significativo esempio nell'epopea culminata nella battaglia di Lepanto, la domenica del 7 ottobre 1571, con la quale le potenze occidentali hanno posto fine al dominio turco nel Mediterraneo. Un'epopea che ha visto accomunate forze terrestri e navali di molte potenze, mostrando la forza ma anche la grande vulnerabilità delle coalizioni multinazionali quando la direzione politica non è sufficientemente coesa. Perché è evidente che la storia militare è una conseguenza delle decisioni e della nostra storia politica, con tutto ciò che ne consegue.
un fil rouge questo che accomuna i militari di tutte le generazioni, illuminato dal senso dell'onore, dai principi, dall'esempio e del sacrificio che oggi ispirano l'agire dei nostri uomini e donne in uniforme in ogni parte del mondo. Sul piano dell'integrazione interforze e la necessità di uno stretto coordinamento tra le operazioni nei diversi domini terrestre, navale ed aereo si è sempre più acuita dall'inizio del XX secolo. Da un modello tradizionale di alleanze variabili in funzione degli orientamenti politici del momento, si è via via consolidato un modello intorno ad organizzazioni strutturate di difesa collettiva come l'Alleanza Atlantica, e ogni intervento militare non può oggi più prescindere da una legittimazione internazionale, qualunque essa sia. Dalla fine del confronto bipolare questa maturazione interforze multinazionale ha trovato una perfetta sintesi nelle missioni militari e da qui la stringente necessità di assicurare nel tempo la massima interoperabilità con le forze operative su entrambi questi piani, come si dice joint e combined. Oggi è universalmente riconosciuto che la sicurezza e la stabilità internazionale sono precondizioni indispensabili per lo sviluppo sociale ed economico. Il concetto di sicurezza significa molto di più della semplice assenza di conflitti, ma poggia piuttosto sullo sviluppo di forme di cooperazione e di mutua confidenza, partendo dalla reciproca comprensione fra culture, società, religioni e quindi anche delle rispettive realtà storiche. Un aspetto questo che travalica gli stessi concetti joint e combined per un approccio davvero comprehensive in contesti multidisciplinari ed interagenzia. Ecco che le forze armate, pur continuando a rappresentare la garanzia ultima della libertà e dell'indipendenza dello Stato, sono divenute oggi un efficace strumento di pace e di stabilità, garanti dei valori primari della convivenza tra i popoli e delle condizioni necessarie all'ordinato sviluppo sociale ed economico. Ma la sicurezza internazionale in un mondo sempre più globalizzato è anche garanzia di sicurezza e stabilità interna, una sorta di protezione avanzata a tutela degli interessi nazionali. Tutto questo ovviamente ci chiama a precise responsabilità. Prima di tutto al costo della libertà, per noi rappresentato dai 169 caduti in 28 diverse missioni dal dopoguerra ad oggi. E ancora la necessità di non eludere e non deludere il proprio ruolo internazionale, perché ciascuno deve fare la sua parte, come ha sottolineato lei, signor Ministro, nel mondo di oggi, né l'Italia né alcun altro paese è in grado di far fronte in autonomia all'intero spettro di rischi e di minacce. Ciò comporta un ulteriore impulso al processo di integrazione multinazionale interforze e interagenzia in termini di massima interoperabilità e secondo criteri di complementarietà coerenti a livello di integrazione e condivisione politica raggiunti in ambito multinazionale. Un aspetto questo che implica necessariamente la rinuncia ad alcune sovranità nazionali. È il caso della NATO, ma anche, lo auspichiamo vivamente, dell'Unione Europea. Concludo dunque ringraziando i conferenzieri, le istituzioni, il mondo accademico e universitario, le componenti dell'imprenditoria, del commercio, le associazioni culturali e storiche che hanno contribuito a rendere questo appuntamento un'ennesima proficua occasione di crescita reciproca. 39 edizioni, siamo prossimi alla soglia degli 8 lustri, rappresentano la prova più concreta del valore di questa iniziativa e del successo che ha saputo riscuotere negli anni. Molte risorse sono state dedicate e messe in campo per questa edizione che nasce sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Ho ricordato le istituzioni locali, ma vorrei non dimenticare i tanti patrocini e le molte sponsorizzazioni che sicuramente hanno dato corpo all'architettura organizzativa e gestionale di buon profilo. Rendo anche merito al grande lavoro organizzativo della Commissione Internazionale di Storia Militare e al personale dello Stato Maggiore della Difesa. Un contesto specialistico di alto profilo che offre motivo di riflessione sui temi più ampi della pace e della stabilità in chiave multinazionale della politica delle alleanze che l'Italia persegue. Auspico quindi che da questo appuntamento, dall'analisi storico-militare delle peculiarità e modalità delle passate operazioni internazionali, scaturiscono considerazioni e spunti utili a fronteggiare i futuri impegni. Dice Francesco De Gregori, la storia siamo noi. Ed è vero, noi militari in particolare dobbiamo sentircene parte attiva, singolarmente e collettivamente,
fornendo ogni giorno con l'impegno al servizio della società nazionale ed internazionale un convinto contributo. La conoscenza del nostro passato è anche un modo di tutelare la nobiltà della nostra coscienza nazionale e dei nostri valori, perché questo contributo sia più pregnante e consapevole. Cito due frasi di Giambattista Vico che possono chiarire questo concetto. Natura di cose altro non è che il nascimento di essi in certi tempi e in certe guise, a significare che l'essenza di ogni cosa sta nella sua genesi, nella sua propria genesi. L'ordine delle idee deve procedere secondo l'ordine delle cose, per rafforzare il concetto che ogni idea nuova è intimamente legata all'ambiente, cioè partendo dalla cosa come res latina intesa come configurazione storica da cui esso si sviluppa. E quindi un dovere morale il nostro di trasmettere questa storia, la nostra storia, alle nuove generazioni, ai nostri figli e nipoti, perché sappiano fare ancora meglio e ancora più di noi. Buon lavoro quindi, con l'auspicio di pieno successo per questo congresso. Grazie.